Erinnerungen gibt es ganz, ganz di ricordi ce ne sono davvero tanti. Ich weiß nicht, was e non so dire quale sia il primo. Mi ricordo di quando mio padre apriva la camera di cottura e tirava fuori Würstel Frankfurt e me li faceva assaggiare. Mi ricordo di quando salava lo speck di mezzena e quando lo appendeva. Mi stupivo di quanto fosse grande. Quando si è piccoli, tutto sembra ancora più grande. Ricordo che mio padre mi dava un coltello poco affilato e potevo rifinire da solo dei pezzi di carne. Era molto bello perché mio padre lavorava sul banco e io ero sopra il mio piccolo sgabello per arrivare al bancone. E con questo coltello mi sentivo anch'io un macellaio. Dann auch Metzger gemacht. Mi è venuto in mente adesso quella perché è veramente vero. Io dopo la scuola andavo in negozio, soprattutto il pomeriggio, e c'aveva lì quello, sai, dei macellai che hanno il tavolo di legno dove tagliano. E io stavo lì, che guardavo sopra quel tavolino e avevo un coltello che non era affilatissimo perché lui praticamente anziché affilarlo lo tirava dritto così che tagliava un po' meno. Aveva quegli scarti che si fa il macinato, io li toglievo un po' il grasso dal magro e la cotenna o le pellicine, così io facevo un po' il macellaio. C'era uno a sinistra, un tavolino, in mezzo alla bilancia, a destra mio padre che dava là le persone, anche ai clienti, e io stavo a sinistra che facevo un po' il macellaio, lì col mio grembiulino, un po' così. I produttori di speck Alto Adige IGP si sono riuniti in un consorzio che si è dato e che fa rispettare delle regole molto chiare e precise per avere un prodotto di qualità e per soddisfare le esigenze dei consumatori. Damit wir einfach die Qualität des Produkts gewährleisten, damit wir einfach dem Konsumenten Garantien geben können. So werden zum Beispiel alle Rohstoffe. Per questo motivo, le materie prime sono rigidamente controllate e ci possono essere solo fornitori certificati. Un ulteriore controllo è fatto dall'INECU, lo stesso istituto che controlla la qualità del prosciutto San Daniele e del prosciutto di Parma. I controlli riguardano la materia prima, il basso contenuto di sale, la salagione naturale, la salatura a secco, la fumicatura naturale a bassa temperatura, dove si utilizza legno di faggio, e anche la lunga stagionatura che asciuga in maniera ottimale il prodotto. Lo ripeto ancora, ci siamo imposti delle regole davvero rigide per poter realizzare un ottimo prodotto. Da poco abbiamo deciso di ingrandire la nostra azienda, sempre qui a Postal. Sarà un'espansione quasi del doppio, necessaria perché la domanda dei nostri prodotti è aumentata sia qui sia all'estero. Confidiamo nel fatto che questa espansione non sia solo quantitativa, ma anche qualitativa. Nella nostra azienda la tradizione è davvero importante, perché se si perdono le proprie radici, si perdono anche la propria cultura e identità. E perdere la nostra tradizione come produttori di insaccati e salumi sarebbe come perdere un po' della nostra qualità. Solo unendo la tradizione con le moderne tecnologie possiamo accontentare i nostri clienti e noi viviamo per renderli felici. Quando avevo 23 anni, mio padre mi ha detto: ora sei tu il capo dell'azienda. Puoi fare quello che vuoi. Se hai bisogno di consigli, chiedi pure. E ha cercato di tirarsi indietro, così ha fatto anche mia madre. Abbiamo però sempre discusso e parlato tutti insieme, perché loro sono comunque parte di questa azienda. I miei genitori sono di larghe vedute, vedono che stiamo facendo passi in avanti, che di giorno in giorno conquistiamo nuovi territori, se così si può dire. Ed è una cosa che non avremmo mai sognato 10 o 15 anni fa. Per quanto riguarda il nostro Bauernspeck Alto Atesino, l'obiettivo è di aumentarne la produzione. Questo prodotto deve rimanere molto esclusivo ed elite,
ma vogliamo comunque produrne di più. Il valore aggiunto sarebbe quello di avere solo carne locale e promuovere così l'economia altoatesina, assicurando ai contadini una sicurezza economica, anche perché finora i contadini altoatesini che ci riforniscono lo fanno come attività secondaria. Vogliamo quindi dare il nostro contributo, crescere e migliorarci ancora. Per il futuro abbiamo un paio di progetti interessanti riguardo i nostri prodotti. Siamo molto attenti alla materia prima, perché dietro ad essa c'è un animale. Questi animali non devono essere allevati con antibiotici. In questo modo possiamo vendere in tutta sicurezza i nostri prodotti ai consumatori. Sono Lukas Fischer, junior chef della ditta Fischer di Posta. Quando sono in giro per lavoro capita che mi chiamino dottore, ma in realtà non sono dottore, sono macellaio. Sono fiero ed orgoglioso di aver avuto la possibilità di imparare un così bel mestiere e di sentirmi ancora un macellaio.